Quando un nemico si attacca bisogna dispiegare tutte le forze, anche quelle più fragili come me. Io sono un soggetto fragile, quando si arriva alla mia età non si ha tanto paura della morte, però morire, come dire, sul campo di battaglia, io penso che un chirurgo vorrebbe morire mentre sto operando, ma se mi chiamano sto qua, cioè, certamente non mi diritiro, se arriva la chiamata per altri 6 mesi sto qua. Avevo fatto domanda per andare in Lombardia, a Bergamo, quando c'era una necessità importantissima di medici che morivano tutti. Appena uscì il bando per la regione Campania, aderì ed era a fine marzo. Entro i primi di aprile io risultavo al primo posto per quanto riguarda la regione Campania. Dopo qualche settimana sono stato contattato telefonicamente dall'ASL Napoli 2 e io ho aderito, ho detto vabbè sono pronto anche domani, e loro hanno accettato questa mia, tant'è vero che mi è arrivata una mail in cui si diceva che dovevo andare all'ospedale Rizzoli di Lacquameno per ritirare il pesce. Io l'ho ritirato, ma sono 4 mesi ce l'ho in tasca, ripeto, e non sono stato contattato soltanto per qualche giorno. Mi avrebbe fatto piacere, la mia non è un atto di accusa, è un atto un po' di delusione per non essere stato accettato, come dire, in questa guerra che sento un po' anche mia. Quando un nemico si attacca bisogna dispiegare tutte le forze, anche quelle più fragili come me. Io ho 74 anni, quindi sono in pensione da 4 anni, anche se, ripeto, ormai sono vecchio, ma il nemico è nemico, e quando, ripeto, c'è un nemico un po' fastidioso e crudele come il Covid, forse anche la mia mano, anche se anziana, ripeto, avrebbe dato un buon aiuto. Io sono un soggetto fragile, viene definito fragile, a rischio, ma guardi, quando si arriva alla mia età, ecco, questo non vuole essere una lezione solo, non si ha tanto paura della morte, perché, come dire, è un evento che prima o poi capita a tutti, purtroppo, però morire, come dire, sul campo di battaglia, io penso che un chirurgo vorrebbe morire mentre sta operando, un prete mentre dice la messa, non so, un alpino mentre sta salendo, cioè morire sul campo è più accettabile che morire in un letto d'ospedale. È vero, dopo lunghe malattie. I medici giovani serviranno in futuro, non servono adesso, anche io all'inizio le ho fatto l'esempio della vecchia guardia di Napoleone, la vecchia guardia serviva anche a risparmiare tanti giovani vite, nel senso che certamente morire, ripeto, è antipatico, guardi che è proprio brutto. Dice, nelle terapie intensive a volte bisogna scegliere fra il giovane e il vecchio, e il vecchio viene abbandonato, ma mi sembra più che giusto e più che logico che dovendo scegliere, avendo un solo respiratore, dovendo mettere a riparo contemporaneamente un ragazzo di 18 anni e uno di 70 anni, ma è chiaro che va inserito il ragazzo di 18 anni, va salvato. Ma se mi chiamano sto qua, cioè, certamente non mi diritiro, se arriva la chiamata per altri 6 mesi sto qua.